La cosa non è il problema grosso, è che la faranno ugualmente, perché noi abbiamo in conferenza di capigruppo si è deciso che il 13 di ottobre comunque vada si vota, quindi non è che il PD adesso fa la prova di forza, noi siamo forti contro gli emendamenti di Calderoli. Noi abbiamo posto una questione e la questione era molto semplice: vi volete risedere al tavolo e capire se questa riforma si può modificare? Sì, no. La risposta è stata no. A una risposta no, c'è stata una controrisposta della Lega che dice benissimo, cioè quello è il muro della Lega. Io presento un tot numero di emendamenti. A me la cosa che non piace, a parte per parola personaggio, te la potevi evitare. Il senatore Calderoli, perché è sempre quello delle magliette, è un personaggio. È sempre quello delle magliette. Nessuno si offende. Dai, forza. Sinistra, però, A me fa, a me piace però, poi magari si anche lei, perché poi questi qua si commentano da soli. Uguale, no, allora, se l'hai creato da solo la cosa che a me non piace, non è piaciuta, e non è piaciuta proprio al gruppo della Lega, è stato questo atteggiamento non da parte della maggioranza ma da parte del Partito Democratico, dove il Partito Democratico, che è il partito giustamente di maggioranza, che dice che deve governare, ti dice anche come devi fare l'opposizione, perché ti dice anche in conferenza dei capigruppo, ti vengono anche a dire quanti emendamenti devi fare, perché per sì, non c'eri, purtroppo per te non c'eri, non sai tutto. L'importante è che le cose le sai tu. Ci sono dei regolamenti, no? Sai, sono il capogruppo della Lega. No, ragazzi, ci saranno dei regolamenti. Il regolamento del Senato prevede che ogni senatore può fare il numero illimitato di emendamenti.